Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati e bentornati su XCOM 2. Oggi forse farò un po' fatica a parlare perché l'allergia non mi abbandona e mi pizzica la gola, ho spesso il raffreddore, quindi spesso mi muterò. Però dai, cercherò di resistere, cercare di fare un video decente, soltanto che se non registro oggi poi passo un'altra settimana e quindi eccoci qua. Allora. Stiamo facendo la granata sperimentale. Io spero che sia davvero. Però con granata sperimentale io mi sa. Ho capito male. Allora, granata sperimentale. Granata plasma. Questa dovevo fare io. Non ricordo più in realtà se ero consapevole di dover fare una granata un po' come i proiettili sperimentali, quindi una granata singola, oppure no. La granata plasma andrà a sostituire le granate che abbiamo attualmente. Ma abbiamo bisogno delle galliene in riserva. Non ricordo più, ragazzi, sono passati già tanti giorni e come al solito ho formato tutto nella mia testa. E va bene, quindi abbiamo bisogno di soldi. Soldi a volontà. Procediamo. Comunque, nell'ultima missione abbiamo ammazzato il re delle vipere con un singolo colpo, magistrale. E abbiamo diminuito di brutto il progetto Avatar, ma tra poco questo qui Nuova rotta sicuramente per si l'Avenger. riprenderà. Allora, teniamo 72 il mio numero, il volume. Prendiamoci un po' di le galiene. Ma abbiamo bisogno davvero di riserve. I nostri successi contro gli anziani Ottimo. si moltiplicano. Bravo Luigi che hai praticamente annullato i rischi per Gennaro. Ottimo, bravi. Nuova missione. Io direi che a questo punto direi di procedere verso l'assassina. Sì, ti fai accompagnare da Andrea. Avete combattuto di recente, quindi non tornerete in battaglia. Otto Siamo pronti a collaborare con i nostri alleati. giorni, questo mi fa più che piacere. Una cosa, infermeria. Ok, Raffaele sta rimuovendo la caratteristica negativa. Poi mi sa, credo che toccherebbe a me. Anche io ho qualche malus. Granata incendiaria, ecco, abbiamo fatto questa. Ci è uscita questa. Rappresenta un avanzamento tecnico rispetto alle armi incendiarie costruite dalla Resistenza in questi anni. Dopo lo scoppio iniziale, buona parte del bersaglio prende fuoco e subisce danni persistenti da ustione. Va bene. E stiamo buoni perché abbiamo bisogno di soldi, quindi non metto nient'altro lì in produzione. C'è una comunicazione urgente in arrivo per lei, comandante. Questo è importante invece. Mi aspettavo molto dalla resistenza sotto la sua guida. E devo dire che si è superato, comandante. Eh già. Il macellaio dell'alba. L'altro ancora non lo conosciamo. Allora, fedeltà eterna. Tutti i soldati Advent uccisi hanno una probabilità di rinascere come zombie psionici. Cioè, il macellaio dalla distanza. Come può avvenire questo? Come viene spiegato in termini di lore, di capacità. Cioè, vabbè. L'Advent dà un giro di vite contro il reclutamento della Resistenza, aumentando i costi di reclutamento del 100% per un mese. Meno male che ho acquistato alcuni di voi di recente. Lealtà tra ladri. Quando un prescelto tiene informazioni sugli XCOM, una parte viene comunicata anche all'assassina. Wow. Qui lasciamo questo. 263 riserve. Ci andremo subito dopo questi 3 giorni. Grande. Benvenuto, Razig. Raffaele è guarito. Ottimo. Posso mandarci me. Vai. Già
Giusto, qui non c'è nulla. Certo, posso usare un nucleo, ste cose. Allora, potrei sempre provare a fare il proiettile in realtà. Ma sì, facciamo un proiettile. Ci 5 mettiamo giorni. subito al lavoro, comandante. Le farò sapere appena completiamo il progetto. Non costa riserve dopo tutto. Queste scoperte saranno cruciali per i nostri sforzi, comandante. Ecco. Nuova struttura disponibile, la camera d'ombra. Questa struttura permetterà al dottor Tigan e all'ingegnere Capo Shen di avviare progetti finalizzati a decifrare i segreti più preziosi degli alieni. Stiamo procedendo quindi con la missione principale. Costruzione e postazione di ricerca aggiuntiva. Le recenti modifiche ai nostri processi produttivi hanno ridotto il costo di costruzione di una postazione di ricerca aggiuntiva nel laboratorio. Modulo rivitalizzante. Dobbiamo approfondire immediatamente la tecnologia costruzione modulo, se non vogliamo sprecare questa opportunità. Va bene. Sono d'accordo, è un compito importante, comandante. Va bene. Pare che la collega che mi ha preceduto. Tigan, sembra un momento sbagliato Nodo parli. energetico operativo. Ok. È aumentata l'energia. Sì, allora finiamo questo. Oh, dannazione. Dannazione. Dove? In Europa. Estrae rifornimenti Advent. Impostazione rotta per Ci il sono settore 7, buone Europa probabilità che occidentale. venga anche il macellaio dell'alba. Il prescelto più forte, senza ombra di dubbio, tra l'altro. Allora, procediamo. Simone, vai tu. Come specialista ne mandiamo due. Akatosh è uno che si occupa delle cure. Dario. Bene. Mandiamo poi. Come Ranger Alessandro, lui ha combattuto una volta sola. Alessandro. Gennaro. Allora. Potrei mettere. Potrei mettere un cecchino ugualmente, anche se abbiamo Simone. Olga. Possiamo fare così. Ora, vi modifico le armi. Certo, è rischioso perché non abbiamo dei veri e propri medici. È estremamente rischioso. Dario ha le prime armi. Quindi. Beh. Però bisogna anche fare esperienza. Se le cose dovessero andare male, possiamo sempre pensare alla ritirata. Ci siamo. Ci siamo. La squadra è stata scelta. Avrò fatto ecco un taglio, proprio perché l'allergia mi ha devastato per un minuto buono. Stanotti consecutivi. Allora. Abbiamo Olga come cecchino, Simone Severino come mietitore e se non sbaglio il mietitore era il punto debole del macellaio. Quindi Simone potrebbe essere fondamentale in questa partita. Poi due specialisti, uno medico e uno più d'assalto. Quello medico è Dario Bonsignore e d'assalto Akatosh. Akatosh, ricordiamo, soldato semplice. Oddio. Poi come caporale Ranger abbiamo Alessandro e come sergente abbiamo Gennaro. Vi sto mettendo tanto alla prova, signori. Siete, non dico alle prime armi, ma seguendo un gruppo meno skillato.
dei soliti. Ma mi fido di voi. Andate. Skyranger, partito. In posizione per lo sbarco. Gli ultimi dati a disposizione indicano che la Advent sta avendo alcune difficoltà nel trasporto di rifornimenti da un deposito segreto in questa regione. Dobbiamo approfittare del ritardo. Usate i trasponditori per segnalare le casse e Firebrand le porterà via. Le truppe Advent stanno creando un ponte aereo per i rifornimenti. È un'ottima occasione per farci un po' di scorte. Localizzate e segnalate le casse. Ci penserà Firebrand a estrarle. Sembra molto simile alla mappa che abbiamo fatto diversi mesi fa, sempre con queste casse maledette. È la missione che meno mi attira, meno mi piace, ma ci siamo. Bisogna fare altro che provarci. Allora Simone, avanza. Vado verso l'obiettivo. Esplora. Esplora. Pattuglia nemica in quest'area. Oh oh. Oh oh. Tanti bei cattivoni abbiamo, eh. Moving out. Olga, ti voglio, no. Rischieresti, quindi per ora ti devi muovere e ti metti qua sotto. Posizione confermata. Gennaro, qui. Via, via, via. On it. Roger. Allora, la cassa è davvero molto su. Se non sbaglio, quindi, attivandola, il soldato viene sgamato. Questa cosa è orribilante. Quindi, adesso noi attaccheremo per uccidere. Sperando di riuscirci. Allora, non si sono mossi. Questo... Cioè, davvero non vedi nessuno, Ale? Wow. Wow. La granata incendiaria non mi dispiace affatto qui. Da fuoco all'aria, bersaglio, alle unità colpite. Olga. Perché? L'Arcon è un problema grosso. Potrebbe colpire quello, l'Oplita. Anzi, lei potrebbe iniziare. Ti metti qua, Gennaro. Ordine ricevuto. Ti avvicini, ma hai un riparo pieno almeno. E vedi tutti. Direi proprio di sì. Anzi, la tua granata sarebbe anche meglio. Colpiresti proprio tutti. No, è Gennaro che colpirà. Akatosh, tu ti tieni a debita distanza, Akatosh. La cassa è lontanissima. Non mi piace per niente. Qui. Mi avvicino alle coordinate. Eseguo. Simone sta buono. Roger, got my eyes on. Got it covered. Così. Procediamo.
Nella speranza di non rompere casse importanti. Granata lanciata. Ok. Ci hanno trovati. Sì. Questa parecchia vita, questa. Mannaggia. C'è... È ancora vivo, dannazione. Hai voglia se lo è ancora. Oh, gli è rimasto uno. Uno. E ci sei rimasto solo tu. Ci devi provare. Bravissimo. Torna dai tuoi dei. Bene. Ed eccolo qua. Fatevi avanti, eretici. Vendetta. Probabilità che risponda al fuoco dopo un colpo mancato. Scudo antiesplosione, immune alle esplosioni. Rigenera la salute, la salute perduta. Punti deboli, frastornato. Subisce danni aggiuntivi se viene colpito da 3 o più attacchi nello stesso turno. Nemici giurati, mietitori. Mi ricordavo bene. Ref Rai Tessura, macellaio dell'alba, stregone. Affrontate la vostra rovina. Il più forte, nettamente. Questo evoca continuamente e gioca da lontano. Si tratta di un prescelto. La missione si mette male. Mannaggia. Non perdetelo di vista. Ma posso pensare casse io. La Advent sta per avviare l'estrazione di alcune casse. Ma se ci muoviamo in fretta, saremo ancora in tempo a marcarle prima che le portino via. Dannazione! Ma davvero tutte e due prende? Incredibile. Allora, 53. Per me va bene. Ah, speravo in un'uccisione. Hai aperto la porta. Allora. Head there now. Ammazzalo e basta. Throwing grenade. Il loro potere non è niente rispetto al mio. Tocca curarmi. Bot medico in arrivo. Fatevi sotto. Capite che purtroppo... Mi muovo secondo gli ordini. Armatura. Vabbè. Non possiamo più nasconderci. Doveva accadere. Vai, Alessandro. Bravo. Purtroppo le casse hanno quel problemino lì. Ti fanno sgamare. Allora. Olga qua su è fantastico, ma non è ripari. Non hai ripari, no. Qui aprendo la cassa lì è fottuta. Quella là. Quindi convergiamo verso sinistra.
Che devo fare? La Advent ha appena caricato la prima delle casse. Dobbiamo fare in fretta se vogliamo le altre. Sì. E due sono andate. Ne rimangono 10. Guardate quanto è lontano. Cioè, capite che... Capite che è un problema grande questo. E i suoi zombie... Oh no, 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 Dario, no! Ah, ok, ok. Allora. Scusa, Dario, hai fatto benissimo. Solo che quando questi incominciano a brillare diventano esplosivi. E quindi ho flashato un attimino quella situazione tragica. Allora, vai qui. Sei più vicino dopo tutto. Che non sono come le tue solite prede. Che casino. Che casino. Vabbè, ormai siamo in ballo. Del trasponditore, forte e chiaro. Firebrand in movimento verso la posizione forte segnalata. E chiaro. Orders confirmed, on the move. Com'è la situazione? 90%. Ah, già, bisogna anche uccidere questo. Però no. Sono più per danneggiare lui. Non ho già fatto praticamente nulla. 57%, una roba immonda. Allora vai sopra. Nessun problema, capo. Per i prossimi colpi rischi in realtà, Olga. 70%, vai. Simone è nella cacca. Allora, bisogna ammazzare lo stronzetto qui. Allora, non brilla, quindi attacchiamo e basta. Bersaglio eliminato. Bene. Mi farebbero comodo delle munizioni. Sì. A tutti farebbe comodo. Purtroppo niente. Se ti metto qui... Quello ci tira la granata. Ti metto qui, massimo riparo. Si può fare. Penso che sei fin troppo distante con lui. Non lo becchi, eh. Non ci arrivi, eh. Incredibile sta cosa. 57%. Sarebbe tanta roba. Chi c'è rimasto? In due siete rimasti. Akatosh, che è sempre dannatamente distante. Allora, Akatosh può fare il lavoro di squadra con lui. Assolutamente sì. E mi ti metti allora, sta lì. Il riparo pieno qua non mi dispiace. Più nascosto qui. Falk mi ordina di obbedire. Ci vogliamo provare con te? Ma non lo ammazzeresti mai? Provaci. Sì, l'ho mancato. Figurati se sotto un 60 riesco a fare qualcosa di interessante. A quanto pare gli alieni vogliono portare via quelle casse il più in fretta possibile. Dobbiamo muoverci altrettanto velocemente. Oddio. Mi aspettavo l'ira dall'alto, come si chiama? Stanno provando ad aggirarci. Grande. Sono Simone. Bravo. Lui?
fiancheggio. Ma lì c'è, c'era una finestra. La porta c'era. Oddio, oddio. Qui Ale, ti sei salvato. Non so come dirtelo, ma ti sei salvato. Potevi morire. Mi hanno presa. Ok. Ok. Brava. Peccato. Poteva essere completamente tuo. Menas 1-5, continuate a marcare le casse. Firebrand ha iniziato l'estrazione. Protocollo medico. Io come faccio ad andare a prendere le casse con questi nemici così? Cioè, capite che la situazione è terrificante? 24%, una roba immonda. Dobbiamo ammazzare lui. Dobbiamo ammazzare lui, ma... Confirmed. Ah, lo devi uccidere. Confido in te. Lui non è riuscito a fare il colpo vincente. Tu ce la farai. Complimenti. Questa ci voleva. La morte di un subordinato non fermerà la nostra avanzata. A questo punto mi fai l'Overwatch. Anche se tanto distante. Centro perfetto, tanta roba, ma... quanto mi piacerebbe togliere di mezzo completamente quello. Io lo faccio. Provaci. No! No, questo colpo fallito è terrificante. Questo colpo fallito è terrificante. Vado. Cioè, incredibile. Un altro 57% per Gennaro. Ok, zero munizioni. Qui. Affirmative, moving out. Lui vedrà questo qua. Provaci, Agatosh. Bravo. A questo punto, Simone. Ah, ok, ci sei ancora tu. Ah, ma tu sei davvero tanto, tanto distante. Vai qui. Mi muovo. Ma è follia questa? Sì, vero. Thor. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Comunque avrei dovuto sempre spostarmi, santo cielo. E diffondete il nostro messaggio. Quanto mi sta antipatica sta missione, non potete capire. Fortunatamente Simone è di una velocità mostruosa. Oddio. Oddio. Oh, devo trovare copertura. Oh, sei un grande, sei un grande. Il prescelto dove diavolo è? L'espiazione? Molto bella come parola. Ma dove sono le casse? Una è questa, giusto? Ci sono casse visibili, santo cielo? E... va bene. Regolo la mira. Cioè, non si può fallire continuamente con qua 70%. Noi non siamo per niente fortunati, eh. Pronto a sparare.
Closing on target position now. Hostile neutralized. Running dry. Akatosh poteva essere il turno perfetto. Peccato. Negative ammo, I'm spent. Io voglio avanzare, ma sarà questa la cassa poi? Sarà quella, può essere. Ma Alessandro è praticamente da solo. Ma dannazione, dannazione! Allora, mettiti qua. Eseguo e mi muovo. Lo puoi buttare tu giù? 63,3%, tu? 83%, per favore, per favore, grazie. Grazie. Nessun compromesso. La morte dei figli degli anziani verrà ripagata in vite umane. Sì, sì. Quanto è rischioso. Nessun problema, capo. Quanto è rischioso, Gennaro. Ma per avere quel bonus alla mira tutta la vita, 100% vai. Ti prego. Ti prego. Ce la puoi fare, dai, 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 71%, dai, per favore. Ottimo, ottimo, ottimo. Va benissimo. Arma. Eccolo. Scarica, non ah posso no. Attaccare. Perché? Ma quella là, cos'era quella cassa lì invece? Mannaggia, però. Oh, oddio! Già, Ale. Questo rimane sempre lì. Questo rimane sempre lì. Incredibile. Simone deve avanzare tantissimo. Ecco questa. Questo è il colpo molto pericoloso. Allora, ombra. Anzi, per ora facciamoci i cavoli nostri. Mettiti lì un attimo. Non male come cosa. Allora, tu puoi venire qui e disabilitarlo, vero? Questa cassa è ancora verde. Stepping off. Lo puoi fare. Bene. Ottimo lavoro. Il segnalatore della Advent è andato e il trasponditore è attivo. Ora tocca a Firebrand. Allora, ricarica. Let's do this. Devi allontanarti. No, non può rimanere lì. Sono già lì. Non può assolutamente rimanere lì. Vabbè, tu ammazza quello. Avete ok. Visto? Questo lo devi ammazzare tu. Ho spostato tutti? Io dubito che sia così potente ad arrivare a loro due qui, ad Olga e a Dario. L'esplosione, dico. Non puoi spostarti in avanti, quindi vai. Ok. Ok. Allora,
Tu butti giù lui. Bene. Avete visto? Sì. Vi siete liberati delle distrazioni. Affrontatemi a viso aperto. Tu devi... Alessandro. Io e lei siamo stati scelti personalmente dagli anziani, comandante. È nostro destino servirli fino al compimento dei loro piani. Mm. Torni da noi, comandante. Torni da noi. Quello è lo stregone degli anziani. Non se ne parla. I nostri rapporti indicano che il suo potere psionico è paragonabile a quello dei suoi padroni. Si arrenda. Queste inutili stragi finiranno, comandante. Mi muovo all'istante. Allora. Devi scattare tanto. Vabbè, a questo punto vieni qua e prendi l'oggetto. Ma è davvero tanto distante. Lui. Ok. L'obiettivo è al sicuro. Tu sei l'unico che lo vede. Moving the designated coordinates. È una distanza importante. Ma è fiancheggiato. Non male, eh. Oh, in fiamme! E in 9 di danno! Ricordiamoci che lui riesce a curarsi. Che insolenza! Già. Olga, a te ti voglio qui in cima. In movimento! Dovrei posizionarti nei pressi di Gennaro. Gennaro, se si mette qua, ahimè, non lo vede. Per ora ti lascio qui, però. In Overwatch. Non ricordo, aspetta. Immune all'esplosione, rigenera la salute. Può ricevere l'Overwatch, ovviamente, sì. Ok. Fatevi sotto. Sei completamente fuori dai giochi, Akadosh. Vieni qua. Questo turno è servito per spostare, per convergere verso di lui. Ora vediamo cosa fa. Si è rigenerato un punto. Sì, tre punti, ne ha perso uno. Niente, non è. E ovviamente evoca. Stavolta soldati. No, è pericolosissimo quest'essere. E cioè. E si nasconde. No. Mente in fiamme. Ti mostrerò. Questo è stato devastante come colpo. Abbiamo un soldato a terra. Dovete rianimarlo il più in fretta possibile. Altrimenti sarà vulnerabile agli attacchi del prescelto. Su, dai, stai benone. Dario, non ti sei fatto problemi a fare questo, ma adesso sei un po' in balia del nemico. Peccato. Claymore. Che la caccia abbia inizio. Copritemi. Per il turno dopo, Simone. Per il turno dopo. 20%. Non puoi usare neanche la spada. Non puoi indietreggiare. Vi arriveranno granate. Vi arriveranno granate. Dannazione. Dannazione. Ah. Si può fare. Ricaricato.
Gennaro, che cosa puoi fare tu? Se vieni qua, riesci ad arrivare da loro? Riesci a togliere la protezione almeno a uno di loro? Ok. Così. Come fuoco, amico? Ma non è vero. Questi non sono... Ah, la cassa. Sti gran cazzi della cassa. Regalino per te. Davvero sti gran cazzi. Dobbiamo fare il possibile per evitare di danneggiare le casse. Se vogliamo portarci a casa qualcosa di utile. Sì, 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 lo so. Agatosh. Moving the position. Vieni qua. E fai il protocollo di supporto. Ad Alessandro. Si trova in una situazione disperata, Alessandro. 53%. Hai un solo proiettile, forse la tua ultima mossa in questa vita. E te la sei giocata a benone. Hostile neutralized. Combattiamo per la gloria degli anziani. Non ti spostare, rimani lì. E non fare niente, soprattutto. Granata, ti prego, non 4. Ti prego, non 4. Ah no, ok, ok, non... avevo di più. Avevo 6. I vostri fragili corpi. Controllo mentale. A lungo sul campo di battaglia. Le sue truppe non resisteranno a lungo, comandante. Avete il coraggio di colpire i vostri alleati. Ora che proteggono il nemico. Attenzione, sta prendendo il controllo dei nostri soldati. Non è che lo sta prendendo. Lo ha preso. Cioè io se faccio così. Lancio un esplosivo ambientale contro un bersaglio. Sparare alla claymore o attivarla non rivela il meditore. Ok. La trappola è pronta a scattare. Innesco remoto. Ah, ok, fa questo. Allora spariamo. Semplicemente. Scudo anti... Accia! Sono stato proprio scemo. Sono stato proprio scemo. Olga. Dai, ti prego. Bravissima. Bravissima. Che tentativo maldestro. Dario, incomincio a temere per te. Non è più cure. Così me lo ammazzi, ma poi Ale ti uccide. Ovunque vai, tanto sei grossamente a rischio. Raggiungo. Uccidimi quel soldato. Non mi fallire, ti prego. Bravo. Bersaglio neutralizzato. Oh oh. Perché no? Perché no? Vai! Oh oh oh! Attacchi consecutivi. Bravi. Sono l'ennesima testimonianza dei vostri crimini contro gli anziani. Ne terrò conto, comandante. Sark. Siamo messi molto male. Stiamo messi molto male. Portati su. Portati su.
getting it done. Io vorrei fare una cosa stupida con Gennaro. Gennaro è un eroe. Se Gennaro lo metto qui, riceverei il colpo da... forse da Alessandro, in modo da risparmiare Dario. Perché Dario... allora, quanta vita hai, Dario? Questa che vedo qui. 3, 6, 8. Questo è un ranger, se lo fiancheggia lo ammazza. Tu quanta vita hai? 3, 6, 9, 12. In realtà sono tutte e due a rischio. Guardate cosa fa. Guardate cosa fa. Si può fare. Gennaro. Mi riparo. Dannazione. Non mi sgamare. Mente in fiamme. Oh no. Parla. Dimmi quello che vedi. Bastardo. Addirittura. Colpo di scena. Affronti le conseguenze della sua incompetenza, comandante. Lo stress da combattimento può colpire tutti. I nostri soldati avranno bisogno di un po' di tempo per riprendersi. Questa povera creatura mi dirà tutto quello che sa sui suoi piani. Hai ucciso Akatosh. Hai ucciso Akatosh. Non abbiamo altre possibilità. Ce la posso fare. Te la caverai. Cosa sta succedendo? Proviamoci. Proviamoci. Bravo. Ottimo, Gennaro. Niente male. Sono a secco. Gli anziani, nella loro infinita saggezza, con questa sconfitta... mettono alla prova la mia determinazione. Stato confermato. Missione compiuta. Ottimo lavoro. Comandante, il prescelto ha trovato pane per i suoi denti con la resistenza. Ora non ci resta che trovarlo e farlo sparire dalla faccia della terra. È morto Akatosh. I funerali verranno fatti in quel di Redmond. Commesso un errore, quella della granata con lui. Ah, santo cielo, santo cielo. Erroraccio, mi sono semplicemente basato sul danno che leggevo lì, ignorando quello che avevo letto qualche secondo prima. Quello è stato un erroraccio. Ma la furbizia comunque che ha avuto... Le autorità Advent annunciano un incremento delle operazioni di reclutamento per questo mese. Nel convergere verso Akatosh c'è stato incredibile. Non ha attaccato né Dario né Gennaro che era in difesa. Ha attaccato quello più scoperto, ma anche più distante. Incredibile. Ora sappiamo che anche loro possono morire. Temporaneamente, almeno. E nessuno che parla di Akatosh deceduto. Commemoriamolo. Il sacrificio ci dà forza. Eri un valido soldato. Non sono riuscito a scoprire le tue reali capacità, qualità. Ma nonostante questo, intravedevo in te un roseo futuro. A quanto pare,
Lo stregone non la vedeva allo stesso modo. Mi dispiace. Dario, buon signore. Buon lavoro. Olga. Per te mano lesta. Alessandro. Non è semplice resistere al macellaio della mente. Quindi non devi darti nessuna colpa. Hai inflitto un colpo micidiale al nostro compagno. No, non scuotere la testa. Chiunque non sarebbe resistito a quella persuasione psionica. Psionica, sì. Ah, passo dell'ombra. Ragazzi, non avevate dei gradi incredibili, eppure siete riusciti a contrastare quel prescelto, quindi davvero un grande lavoro. Ma soprattutto abbiamo preso un sacco di riserve, un sacco di... più che riserve, un bottino generale, di tutto rispetto. Quindi complimenti a tutti. Demonofobia. Sapeva tutto di noi. Tutto del comandante. Probabilità di andare nel panico alla vista di un prescelto. Kono. Che diavolo succede, Kono? Parliamo. A che vuoi che sia? Si aggiunge un nome al memoriale. Dopo il pagliaccio Joker, caporale Scola il pirata, detto Joker, si aggiunge, ahimè, quello di Akatosh. La guerra è ancora molto lunga e i prescelti sono molto pericolosi. Ci stiamo avvicinando a uno di essi, ma ci siamo appena imbattuti, probabilmente in quello più pericoloso. E ne abbiamo già pagato le conseguenze. Dobbiamo migliorare. Ma ce la faremo. Ce la faremo.